E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Nicolas24 ragazzi e benvenuti sulla vita su GTA. Proprio così ragazzi, nello scorso episodio della vita su GTA mi avevate consigliato di fare il camionista, specialmente Max che ha detto che il suo padre fa il camionista, quindi vorrebbe vedere come funziona il lavoro del camionista. Sono andato un po' ragazzi a sperimentare un po' su Google e ho capito un po' il camionista che fa. Prima cosa ragazzi, ci troviamo in una fabbrica di legno, perché i camionisti possono trasportare di tutto. Ci troviamo in questa fabbrica di legno, come ben vedete è una fabbrica molto piccola, però là sopra si rivela la fabbrica grossa. Ragazzi, il camion che andremo a usare oggi è questo camion, come ben vedete è molto munito di ruote grosse, perché le ruote grosse servono che se si buca una ruota c'è l'altra. E questo camion ragazzi non è un classico camion, è diciamo un po' più forte, un po' più ha un po' più di potenza, perché ragazzi dovremmo trasportare, tra l'altro ci sono gli sceriffi. Ma che ci fanno gli sceriffi qua? Ragazzi, giusto, ci sono scontrati alcuni problemi con dei carichi, sapete, no? Quando si tratta di camion, gli sceriffi, la polizia, sempre a perquisire i remorchi, e si è scoperto qualcosa. E questo qualcosa si è scoperto proprio in questa fabbrica, quindi perciò ora sono venuti gli sceriffi, hanno parcheggiato là, mi sa che sono andati a piedi là sopra. Però va bene, a noi ci va bene. Comunque ragazzi, il carico che andremo a trasportare oggi è questo carico di legna, che serve per costruire delle case a Los Santos. Quindi ci dobbiamo fare veramente un bel viaggione. Dobbiamo portare questo carico da dove siamo ora a, ragazzi, precisamente, ora non vi so dire proprio preciso, qui, o meglio qui, perché ragazzi in una di queste vie ci sono delle case in costruzione e noi dobbiamo portare questi materiali che serviranno per finire di costruirle. Anche se ragazzi questi legni, come ben vedete, non sono stati ancora, come posso dire, non sono stati ancora lavorati, però hanno detto che li vogliono così ragazzi, e quindi noi li portiamo così, non c'è problema. Ragazzi, questo qui è il camion, purtroppo non posso farvi vedere gli interni, ma gli interni sono un classico camion americano. Ora li intravedete, magari vi zoomerò anche un po' gli interni. E procediamo ragazzi a attaccare il remorchio alla cabina. Quindi ora noi ragazzi facciamo delle manovre un po' allo stile piloti di pullman, e cerchiamo di agganciare. Ok, perfetto, non vi preoccupate ragazzi se struscia un po', però è normale perché si deve attaccare. Perfetto. Perfetto, si è attaccato. Ok, con un po' di violenza, però si è attaccato. Un attimo che scendiamo. Oh ragazzi, vi faccio un attimo, vi apro un attimo le porte, così vi faccio vedere un po' gli interni. Guardate gli interni, non sono niente di che, sono pullman, sono camion americani, quindi guardate, sono belli perché hanno proprio quella curvatura, che proprio lo stereo un po' girato, bellissimo. Comunque ragazzi, queste qua sono le taniche di benza, il carburante qui dentro questi, c'è il carburante. E poi ragazzi qui, come ben vedete, abbiamo agganciato il carico, anche se devo essere sincero, ha portato un po' peso, perché come ben vedete il camion si è tutto abbassato qua dietro. Però ragazzi, credo che ce la facciamo a partire, dai. Comunque prima non mi veniva la parola della benzina, ho scoperto che sei in serbatoio. La ragazzi sta lì serbatoio. Allora, perfetto, il clacson va? Il clacson va, acceleriamo un po' per riscaldare un po' il motore, perché ragazzi guardate, sta nevicando, c'è ancora un'atmosfera natalizia qui a Los Santos, ma tra poco finirà. E poi ragazzi, inoltre tutto, il camion è fresco, non c'è, deve
lo dobbiamo riscaldare, dobbiamo riscaldare il suo motore perché è fresco. E quando il motore è fresco, se tiriamo, se facciamo una mossa sbagliata, va a finire che scassiamo il camion, lo rompiamo proprio, lo danneggiamo e finisce lì, dopo ci licenziano. Allora, vedo che fa un po' fatica il camion ad andare, eh? Sì, ragazzi, fa molta fatica e tocca anche a terra, ma è normale perché comunque questi legni pesano. E poi, devo essere sincero, ragazzi, il remorchio è anche un po' piccolo per questo camion. Infatti, avete visto che prima non ci andava. Però, ragazzi, noi ce lo facciamo bastare fin quando il camion va. Riscaldiamo un attimo il motore. Guardate ragazzi quando fumo che butta dalle marmitte che ci ha sospeso in aria. Mamma mia, incredibile ragazzi. Dai, ma tutti mo devono passare. Oh, dai, 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 camolescu. Volevo mettere anche la prima persona, però ragazzi non posso perché con la mod che c'ho non posso. Guardate ragazzi, là c'erano dei messicani. Ma che ci fanno dei messicani qua a Los Santos? Ma ragazzi, non si vede niente, guardate. C'è una foschia assurda. C'è della nebbia, che proprio non vedo niente. Comunque, ragazzi, vi devo dire una cosa. Se questi video vi rilassano, che io vado in viaggio, il rumore del camion, se vi rilassano questi video, siete pregati di dirlo qua sopra che ne porterò anche più di uno. Comunque ragazzi vi ricordo che se vi piace un lavoro lo scrivete sotto nei commenti e io lo porterò anche più di una volta, quindi non vi preoccupate. Anche se sono sicuro che il lavoro che vi piace di più ora opto, non so se è vero o no, però io opto che secondo me il lavoro che vi piace di più è il camionista, il pilota e infine il poliziotto oppure il nuso. Ora ragazzi ci scommetto. Vabbè, come ben vedete ci sono delle macchine. Ma questo che vuole fare? Maledetto, maledetto. Questo maledetto mi ha sorpassato in striscia continua qua. Anzi, c'è solo una corsia e lui mi ha sorpassato. Ma dimmi un po' te, ma se avevo una motocicletta lo capivo, ma non è neanche una motocicletta, c'è una macchina. Comunque, ragazzi, stiamo andando a 60 km orari, almeno credo. Fa vedere un po'. Sì, comunque è tra 8 km, 8 km, porca vacca se sono tanti. Vabbè, dobbiamo passare, mi sa. Dobbiamo passare, forse metà allo Santos, o forse ci arriviamo subito. Non lo so, ma comunque dobbiamo aspettare un po' di semafori, ovviamente. Ok. Comunque, ragazzi, un camionista può guidare diversi tipi di veicoli. Tra furgoni così a camion grossi come questo, oppure addirittura tra furgoncini. Perché comunque, guardate gli sceriffi appostati là, maledetti. Dimmi che non mi fermano, però non credo che mi fermano perché comunque si vede il mio carico ed è della semplicissima legna, quindi per cosa mi dovrebbero fermare? Guardate quanta nebbia, ragazzi, più c'è il sole, più. Oh! Oh mio Dio! Guardate quel camper maledetto! Ma ragazzi, ma non è possibile, ma sto camminando io piano. Secondo me, ragazzi, è che sto camminando io piano perché questo remorchio mi pesa. Ah, ma che vuole fare col camper? Guardalo! Gesù! No, io cambio corsia, non me ne frega niente. Se mi vuoi sorpassare, approfittane, ma io. Vai! Vai, sorpassami! E guarda come mi sorpassa! Guarda, tutti che mi sorpassano, tra l'altro. Io mi metto in questa corsia. Mamma mia, ragazzi, ma quanto è lento il camion, veramente. Sarà per il remorchio che, come ho già detto, è basso, ha fatto abbassare il retro del camion. E secondo me è quello, perché comunque il remorchio, come ben avete visto, non è manco adatto. Signore! Signore! Perché tutti addosso a me? Tra l'altro c'è la stessa macchina di quello di prima. Maledetti, ragazzi, maledetti. Guardate come stanno dietro di me. Comunque, ragazzi, un camionista. Di media, se devo andare a fare una consegna, può stare di media, forse anche di più, una settimana. Poi ci sta anche un giorno, 2 giorni che non sta a casa perché va a fare le consegne. Ancora sceriffi? Ma quanti ce ne stanno? Comunque io dovrei svoltare. Oh! Ma che fa
questo imbecille! Meno male che il camion è grosso. No, ragazzi, non ci credo se ho ucciso una persona. Ci stanno pure i sceriffi là. Io mi accosto un attimo, ragazzi, perché io dovrei girare. Ma perché? Ma ragazzi, la vita da camionista è così dura perché avendo un camion grosso e poi soprattutto avendo un vabbè, per poco non mi sbatteva questo. Ma perché non mi... Beh, non me ne frega niente, non me ne frega niente, io me ne vado, vaffanculo. Allora, abbiamo ucciso 3 persone. Ma siamo vivi noi perché abbiamo un camion. Il bello di avere un camion è che se fai incidente non muori. Sopravvivi perché sei alto e la macchina colpisce sotto. Comunque ragazzi, guardate qua che meraviglia. Ci siamo... Il navigatore ci ha fatto andare in questa bella strada. Che è molto carina, devo dire. Guardatela. Molto bella questa questa via. E devo essere anche sincero, secondo me se mettevano sul gioco un po' di vegetazione in più, secondo me questa via diventava ancora più bella. Però già è bella così di suo, perché comunque... Ok, noi ragazzi dobbiamo ancora proseguire. Guardate questo ciclista che sta andando... Pure se fa freddo, se si congela. Comunque ragazzi, mamma mia, dove dobbiamo andare? Guardate qua, la situazione si fa sempre più difficile. Guardate, ci sono addirittura le vigne ragazzi, le vigne. Andiamo a farci un po' d'uva, ce la mangiamo durante il tragitto. Perfetto, ora dobbiamo girare. Comunque ragazzi, inutile dirvi che un camionista dentro la sua cabina c'è di tutto e di più. C'ha un frigorifero, c'è un letto, c'è di tutto ragazzi. C'è anche il forno a microonde se non mi sbaglio. C'è anche l'acqua però sta fuori, cioè non sta dentro, sta fuori al camion. C'è praticamente un rubinetto dove esce dell'acqua fuori dal camion, però non dentro. Se era dentro, ragazzi, troppe comodità. Ah, noi camionisti, ragazzi, certe volte ci dobbiamo anche arrangiare perché non ci danno molto. Ma comunque, arrangiandoci, devo essere sincero, le cose vengono bene. Comunque, ragazzi, il camion non ce la fa più. Il peso, come ben vedete, è tutto dietro, infatti non ce la fa salire molto bene, infatti sta un po' faticando. Però ragazzi, come ben vedete, il peso del camion è un po' buttato tutto all'indietro, quindi non so neanche se ci arriveremo. Ma no ragazzi, le ruote slittano. No, ragazzi, qua va a finire male, io lo dico ragazzi che va a finire male. Quel camion non ce la fa più e va a sbattere dietro con la macchina, guardate come ve lo dico. Tra l'altro questa macchina non sta rispettando neanche... Vabbè, mi vuole superare, mi pare pure giusto che mi vuole superare. Ma che vuole fare? Ma mi vuoi superare? Ok. No ragazzi, la gente qua è scema. Dai, già che sto facendo fatica di mio. Vabbè dai, mi accosto io. Vattene. Vattene a quel paese. Porca vacca, aspettate. Vai in camion. Prima, seconda, terza. Oddio, dai. No ragazzi, c'è ancora salita da fare. Quanta salita che dobbiamo fare ancora. No, stiamo andando a Vinewood Hills. Ma ragazzi, ma se andiamo a Vinewood Hills, là le vie sono strettissime, come ci passiamo là in mezzo? I got a problem. Molto problem. Comunque ragazzi, siamo arrivati. Questo qua voleva fare tanto il figo a superarci. Ma poi ragazzi, ci siamo arrivati dietro. Ci abbiamo un camion che è più pesante che 3 volte la sua macchina. Anzi di più. Molto di più. Aspettate ragazzi, dobbiamo fare l'acceleratina. L'acceleratina tattica. Ma che sta succedendo? Dai, c'è un'altra macchina. Vabbè, dai, sorpassami. Ho detto che mi devi sorpassare. Ma non metterti dietro di me. Ragazzi, i civili sono scemi. Sorpassami. Prego. Prego, signore. Signore. Oh, mamma mia. Facciamo l'acceleratina.
Dai che siamo quasi arrivati, guardate, c'è un cerbiatto lì. Mamma mia, ragazzi. Oh, un cerbiatto! 8 km, ragazzi, ora mancano precisamente 3 chilometri. 3 chilometri ancora da fare? No problem. Guardate, c'è un aereo, ragazzi, che sta camminando a bassa quota. Ma perché proprio dall'altra parte c'è l'aeroporto, quindi gli aerei devono camminare a bassa quota. Guardate, ragazzi, stanno aggiustando. C'è una betoniera. Potremmo fare anche l'autista della betoniera, eh? Non ve lo nego. Comunque, ragazzi, se vi piace il camionista, scrivetelo anche sotto nei commenti che porterò viaggio anche con altri camion e furgoni. Perfetto, dobbiamo andare qui. Uè! Guardate, ragazzi, quando è discesa il camion. No, dobbiamo andare a Vinewood. No, queste vie strette no, ti prego, GPS. No, ragazzi, moriremo. Guardate quanto è stretta la via per una manovra. Il camion non riesce. È ovvio che non riesce. Porca vacca, ragazzi, non ci credo. Oh no, maledizione. Dobbiamo andare anche un po' piano. Però, ragazzi, con tutto questo peso, i freni non frenano. Ragazzi, io come lo dico, scappa il morto qua. Scappa il morto, guardate le vie, non vedo neanche niente con queste frasche. Dai, sto andando in contromano, guarda questo, frena signore, frena. No, ma dove dobbiamo andare? No, ti prego. Dai, chi me l'ha fatto fare questo video? Ora finirà malissimo. Vabbè, noi andiamo cauti, andiamo calmi. Se uno esce da queste case morirà perché troverà un camion in faccia. Sregola, ragazzi, non si può andare con i camion in queste vie strette. Però noi siamo un'eccezione, quindi ci andiamo. Allora, la situazione è molto brutta, ragazzi, perché qua c'è un brutto incrocio. Vediamo, ok, sta passando un cristiano. Gli diamo la precedenza, prego. Dietro sta arrivando qualcuno, no? Prego, signore, passi. Non ce la fa a passare? Ci passano due macchine! Oh! Mamma mia, ci passavano due macchine delle sue e lui non riesce a passare. Ma io non lo so. Questo qua mi dà la precedenza a me, perfetto. E ora dobbiamo andare precisamente. Dai, allora. Mi lascia passare, ok. Oh! Vabbè. Dobbiamo andare, ragazzi, precisamente. Oh no, comunque, ragazzi, ve l'ho detto, un po' di semafori qua li incontravamo. Dobbiamo andare precisamente, ragazzi, un po' più dritti. Ma io comunque devo girare, non so se avete notato. Dobbiamo andare precisamente, ragazzi, un po' più avanti. Dovrebbe intravedersi il paesino dove servono questi pezzi di legna. Perfetto, è verde. Neanche ci siamo fermati. Troppo fortunato, troppo fortunato siamo noi. Mamma mia. Un altro verde di fila. Ma che è oggi, ragazzi? È la giornata dei verde. Buono. Dietro di me c'è un'auto. No, perché, ragazzi, se c'è un'auto qua mi sfonda tutto. Ragazzi, questo mi sa che però è un bel rosso che ci prenderemo in faccia. Perfetto, ragazzi, finalmente è diventato verde. Me lo sto aspettando qua da 5 ore, veramente 5 ore, ragazzi, non sto scherzando. E non diventava verde. Meno male, dai. Siamo a fianco alla stazione della polizia. Questo non mi piace, però, ragazzi, non ci possiamo fare niente. Andiamo precisamente qui. Perfetto. E dobbiamo. Guarda, ma questa macchina rossa c'ha qualche problema. Guarda che già stiamo vicino alla stazione della polizia. Non c'è problema che ti vado a denunciare. Dobbiamo andare un po' più avanti perché. Vabbè, lo sapevo che veniva addosso a me, ma a me non me ne frega niente. Lui vuole questo, va bene. Vorrà questo, va bene, non me ne frega niente. Ah, bestemmi pure, non me ne frega niente. Se tu sei venuto addosso a me, c'ho ragione io. Tra l'altro dobbiamo anche girare a destra e lui è venuto in corsia per andare dritto. Va bene, va bene. Ha infranto pure la legge questo. Ma dimmi un po' te.
ragazzi, c'è un altro camion. Wow, non ho mai visto così tanti camion qui a Los Santos. Di solito i camion si trovano più a Sandhurst, Barrito Bay. Qui, ragazzi, incredibilmente. Oh, guardate, c'era un altro là, anche se senza remorchio, però comunque. Ah, ragazzi, mi sa che loro hanno fatto il loro viaggio, hanno smerciato, hanno lasciato il loro carico, ora se ne stanno tornando a casa, può anche essere così, eh. Guarda, ce n'è pure uno parcheggiato, vabbè, mi sa che sto facendo una pausa, il poverino, dopo aver percorso 12 km. Ok. Siamo quasi arrivati, ragazzi. Ecco qui, questa qui è l'entrata del paesino, questo ponticello qua, che è una diga in realtà, però vabbè. E dovremmo essere quasi entrati, perfetto. Ok. Ecco qua, siamo entrati nel paese qui, nel paesello. Ovviamente c'è sempre una macchina che vuole fare il figo. Oh, ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo girare da quella parte, ok. Prego, passi signore con la macchina rossa. E ora dobbiamo andare, ragazzi. Dovremmo essere quasi arrivati. Mi sa che c'è un ultimo semaforo davanti a noi, ovviamente. Ah no, c'è uno stop, meno male, dai. Almeno facciamo di capoccia nostra. Perfetto, ragazzi. Dai, ma non passa nessuno! Ma che aspetti che non passa nessuno, ragazzi! Ma che stanno facendo? C'è un semaforo, perché vi fermate? Secondo me hanno visto la polizia, ragazzi. Può darsi. Aspetta, mi faccio un po' indietro, che questo qua a quanto pare vuole andare. Ma perché stanno fermi? Ma raga, ma ci sta il semaforo? So io che non vedo il semaforo, che okay. Vabbè, ci sarà qualche semaforo. Dai! Vabbè, raga, il traffico si è bloccato tutti in una volta. Dai, chi deve passare ora? Ok, tutti fermi, non passa nessuno? E vai tu, cioè. Oh, ma che, raga? Ma che c'ho? Ah, oh, finalmente. Raga, si incrocia veramente demoniaco. No, io non ci credo. Sono arrivate addirittura altre macchine. Ma da quando stiamo aspettando qua, ragazzi? Io pensavo che facevamo veloci, che non c'era lì, che non c'erano i semafori e facevamo veloci. Guarda che non fa questo! Oh, visto che non c'è nessuno, io passo. Mamma mia! Comunque, ragazzi, siamo arrivati, ecco qui. Siamo ufficialmente arrivati. Ok, dobbiamo un attimo. Oh! Sto, oh, calma signore, si calmi. Che problemi che ha la gente qua a Los Santos, io non lo so. Giriamo un attimo, andiamo qui. Ecco qua, ragazzi, questo è il cantiere dove stanno costruendo le case. E ora noi dobbiamo parcheggiare questo camion in modo che allora possano smerciare il tutto. Allora, io il camion, il rimorchio glielo lascio precisamente affiancato, anche perché vedo che non c'è nessuno. Morci, che giorno è? È giovedì e non c'è nessuno. Forse giovedì qua non si lavora. Boh, lasciamo il rimorchio. Perfetto, controlliamo. Ok, perfetto. Controlliamo un attimo se l'abbiamo lasciato per bene. Ok, i piedi sono giù. E sì, dai, tutto a posto. Perfetto, dobbiamo salire di nuovo, ragazzi. E finalmente abbiamo concluso questa situazione. Mamma mia. Oddio, ragazzi. Non ce la facevo più. Ora, ragazzi, lo sapete dove andiamo? Beh, andiamo a un auto. Ah, guardate com'è veloce il camion ora senza remorchio. Oh. Ah, ragazzi, com'è brutta la vita. Comunque, ci stavo dicendo, ci fermiamo un attimo all'autogrill per fare il pieno al camion, perché dopo dobbiamo ritornare di nuovo in azienda e lo dobbiamo lasciare lì. Ne approfitto anche per andare un po' nell'autogrill per prendere magari qualcosa da mangiare, poi pagare la signora, appunto, o il signore, per la benzina. Ok, non c'è nessuno. Cliente, qui c'è un cliente. Mi sa che sta là dietro il Cristiano. Vabbè. Comunque, ragazzi, ho concluso qui questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo.
prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Yeah, DJ, you're not a bad, you're 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 a bad, you're